minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo ci troviamo proprio accanto ad un angolo del convento. Gesù nell'orto del Getsemani, qui Padre Pio veniva spesso a ritagliarsi un piccolo momento anche di intimità personale, di preghiera, di riflessione, oppure insieme ad altri figli spirituali conversava. Ecco, gli piaceva ritagliarsi questi momenti di racconto, di conversazione. Oggi ci troviamo qui per raccontarvi quello che accadeva quando era in vita Padre Pio, ovvero ad esempio a quelli vicini o lontani Padre Pio sa rispondere a modo suo, allorché lo vanno ad interpellare. Un pellegrino molto affezionato a Padre Pio parte per San Giovanni Rotondo dalla sua città. Il suo parroco, infastidito da tanto ardore, decide di proporre al santo cappuccino ciò che si chiama una domanda tranello. Che succede? Dà a questo pellegrino una lettera chiusa e gli chiede di portargli una risposta. Ricevuto con tutto il gruppo, il signor X non ha avuto ancora il tempo di abbordare Padre Pio, di avvicinarsi, allorché questi lo interpella all'improvviso. Tira fuori la lettera che ha in tasca e scrivi sulla busta la risposta. Allorché questo pellegrino, il signor X, che è stato qui a San Giovanni Rotondo per il suo, con il gruppo, il suo quindi pellegrinaggio che fece, torna al suo paese, incontra il parroco che gli chiede: hai dato la lettera a Padre Pio? Sì, certo, non l'ha voluta neanche aprire, me l'ha restituita così, con questa scritta, e c'è una lettera ed è chiusa. Sopra c'erano delle poche parole scarabocchiate, di cui lui stesso, il pellegrino stesso, non intendeva neanche il senso. Il parroco, quando la lesse, impallidì e fu sul punto di sentirsi male. Era la risposta esatta alle sue domande.